contratti in appalto in questi giorni non interessa noi della riserva naturale, perché interessa un piccolo tratto che è all'inizio della costa. Invece noi a suo tempo invece il progetto era un progetto unico che impegnava anche i comuni di Capaccio e di Eboli, che sono sede della riserva naturale Focesele Tanagro, un'area protetta, un sito di interesse comunitario che quindi è tutelato a livello europeo. E secondo noi il progetto comprometteva gravemente l'habitat di quel luogo, perché comprometteva le dune, distruggeva quindi le dune, anche nella fase di canterizzazione avrebbe creato molti problemi alla conservazione delle specie vegetali e animali che vivono lì. Quindi ci siamo opposti e pensiamo però che accanto, più in generale, proprio per risolvere un po' il problema e per mitigare gli effetti dell'erosione costiera, è molto importante intervenire sui fiumi, quindi migliorare la qualità proprio della manutenzione dei fiumi, che molto spesso non viene effettuata, per fare in modo che anche il trasporto solido, quindi tutti i sedimenti, arrivino fino al mare, quindi riescono a arricchire la quantità, diciamo, di sabbie che ci sono sulle coste, evitando poi anche di dover fare interventi tampone come sono i rifacimenti o altro, che poi dopo un po' di anni vengono meno e quindi bisogna rifarli, quindi chiaramente spendendo risorse pubbliche.